Buongiorno a tutti, io sono Manuela e volevo partire da quello che hai detto adesso e riflettere un secondo per associarmi con una provocazione su quanto conviene investire in salute mentale. E in questi giorni, in questi ultimi mesi che si è fatto di parlare di spread, quanto vale lo spread umano e quanto questo si può declinare su, non so, parliamo di PIL, o parliamo di feel, e quanto noi diciamo feel, cioè la felicità interna lorda, e quanto produrre questo libera risorse, libera energie, in un momento in cui il welfare, come lo abbiamo impostato, non può stare in piedi. Quando noi abbiamo iniziato a farci queste domande, ma non noi operatori basta, ma assieme agli utenti stessi e ai familiari che ci sollecitavano fortemente queste riflessioni su come noi investivamo delle energie sia umane che delle risorse economiche e tutti alla pari in questo ragionamento che abbiamo potuto fare assieme abbiamo iniziato realmente a produrre un cambiamento che si è declinato nell'operatività quotidiana ma si è declinato anche nel produrre dei cambiamenti organizzativi dentro il servizio. Per esempio, al di là del progetto del social bond, qui se hanno voglia Marco e Gil possono raccontare la loro esperienza, io come operatore mi sono trovata a mettermi in discussione in una logica proprio di ruolo e anche di potere. Poi io non sono un medico, questo per esempio è di psichiatra che ancora di più, nel senso che devi perdere un po' del tuo potere per poterti rapportare alla pari, riconoscendo un ruolo attivo agli interlocutori che hai davanti, che possono essere gli utenti, che possono essere i familiari stessi che quella persona stanno e hanno una grande esperienza, hanno un sapere esperienziale importantissimo. Ovvio che quando noi andiamo nei servizi a raccontare questa cosa, ma anche quando andiamo in città, con i cittadini, quando noi intervistiamo la gente per strada con la radio e chiediamo cosa pensano di un matto, dove stanno per loro i matti, nell'immaginario comune c'è un'idea molto diversa rispetto a quello che noi realmente facciamo. E per questo noi cerchiamo sempre di dire la salute conviene investire in salute mentale, perché fa star meglio tutti di sicuro. E inoltre libera delle risorse e delle energie che puoi investire in modo ricorsivo nel fare le cose. Quindi io penso che una salute mentale che funzioni, un servizio che funzioni, serva a tutti, qualsiasi cittadino, penso che faccia star bene di sapere che c'è un servizio che funziona. Quando noi iniziamo a parlare di far assieme, di dar voce a tutti, qui si parla appunto i medici e gli operatori su un versante di potere, ma parlano spesso anche gli utenti stessi che non sono abituati a queste richieste, i cittadini che sono abituati a delegare passivamente, no, questi aspetti agli operatori, alla sanità, magari se la comunità è chiusa meglio, cioè la comunità struttura è anche meglio. E quindi quando si inizia a far riflettere sulle potenzialità umane invece di ciascuno di noi, si iniziano a rompere dei meccanismi. E questo per esempio a me è capitato le prime volte in questi convegni qua. Nel senso che la prima volta che sono venuta in una situazione di questo tipo, ormai 2 o 3 o 4 anni fa, mi si è aperto un po' un'idea nuova, perché io non sono nata cresciuta in università, né sono cresciuta all'interno di servizi che hanno altre impostazioni. Però il dimostrare che questo metodo, questo modo di lavorare attiva energia, attiva idee delle persone e libera risorse anche economiche, effettivamente funziona. Cioè, noi siamo riusciti ad esportare questa pratica del fare assieme, non più solo all'interno dello sportello che diceva Tiziana, che si chiama social bond, che lavora nell'inclusione sociale, ma in tante aree del centro di salute mentale e anche in modo più allargato al dipartimento, perché stiamo iniziando a collaborare anche con altri settori, per esempio adesso Modena, si sa che purtroppo quel terremoto ovviamente è stata, insomma, tutta una serie di fattori sono stati compromessi e per esempio sono nate tantissime collaborazioni con anche il mondo delle imprese, con anche il mondo dei cittadini che non pensavano mai di poter arrivare a un servizio di salute mentale. E anche qua la vera sfida è stata quella di riconoscere una competenza tutti insieme e riflettere insieme sulle cose che poteva fare.
quindi costruire dei progetti insieme pare che funzioni. Buongiorno a tutti, mi chiamo Marco, vivo da Modena, come la mamma mia ha desiderato, e io ho conosciuto il Social Point 3 anni fa, ho iniziato facendo un progetto di teatro e venivo da una storia di ventennale di malattia che mi aveva portato a isolarmi più di ogni volta. E quindi per me è stato un, diciamo, l'inizio di rimettere un piede nel mondo dopo che mi è stato molto male. E poi dopo nell'ottobre di 3 anni fa sono venuto qui a Trento e avevo conosciuto Fare Assieme. E per me Fare Assieme ha significato soprattutto imparare a stare insieme, perché io ero un ragazzo solo quando avevo 20 anni, poi mi sono malato, sono diventato ancora più solo. E non ero più abituato a stare in mezzo alla gente, non ero più abituato a avere degli amici, non ero più abituato a fare cose che mi piacessero. E il fatto di poter ritrovarmi tra questi amici, tra queste attività che mi danno sollievo, soddisfazione, ma anche fatica, e mettermi in gioco nello stare insieme agli altri. Io sto facendo tuttora molta fatica, perché sono uno che è sempre stato abituato a stare da solo, a sentirmi solo più che stare da solo. Ma questo per me è fondamentale, perché ho capito che nella vita quello che conta veramente sono i rapporti umani, insomma, se stai bene con te stesso, con gli altri. E questo l'ho imparato proprio così, con il progetto di Muriel, dove abbiamo cominciato a fare, a organizzare degli eventi per raccogliere fondi per costruire la scuola, e poi da lì sono andate tantissime iniziative, sono diventato amico di Gisberto, di tanti altri, e fino al punto che l'anno scorso abbiamo costituito a Modena la prima associazione di utenti della salute mentale, l'associazione dei circolo. E quindi ho scoperto proprio il piacere di, io quando vado alla social club per i miei amici dell'associazione, così io so che passerò una giornata più bella di quella che non passerei stando in casa, stando da solo. E quindi niente, insomma, appunto. Ciao a tutti, io mi chiamo Gilberto e anch'io, come Marco, sono venuto a contatto con il Social Point nel 2008 partecipando a un corso di teatro, anche se la mia storia di disagio psichico parte dall'adolescenza, quindi questo, cioè, stiamo parlando, cioè, il social l'ho incontrato in un periodo relativamente recente, anche se in questi anni sento di avere percorso diversa strada, cioè di essere anche cresciuto come persona, prima di tutto partecipando a queste attività, varie attività che mi venivano proposte, e poi anche praticamente collaborando con gli operatori, sempre in un'ottica di fare assieme, a servizio anche di altri utenti come me. Adesso in questo momento io mi trovo, sono abbastanza preso dall'impegno lavorativo, e quindi onestamente sto un po' trascurando l'aspetto, diciamo così, legato al social, agli operatori, legato al mondo della salute mentale. Questa cosa però non mi va molto bene, nel senso che io ho ricevuto molto
dalle persone che fanno parte di questo ambiente. E ho ricevuto molto anche dalla partecipazione a questi eventi, come ci troviamo qua tutti a partecipare. E quindi sento anche il bisogno di restituire qualcosa e di fare qualcosa per le persone che si stanno avvicinando adesso ai servizi. Riesco però a trovare un po' di tempo per andare nei vari CSM e ad esportare un po' questa idea del fare assieme insieme agli operatori e per costruire sul territorio una rete più capillare, soprattutto che riesca a coinvolgere sempre un maggior numero di utenti, anche perché noi siamo cresciuti, però siamo cresciuti solo come moda soprattutto, mentre gli altri CSM un po' più lontani sono stati un po' trascurati. La nostra attività futura avrà un'attenzione particolare soprattutto verso un territorio un po' più scomodo rispetto a noi Modena, diciamo. Un altro aspetto, diciamo così, un altro limite che si trova è un po' sempre legato a questo fatto, è la questione anche di come raggiungere Modena e da parte nostra come raggiungere i vari CSM. Stiamo anche cercando di mettere in piedi un certo numero, il concetto degli UF, cioè degli utenti, soprattutto utenti esperti, familiari, qualche dubbio per adesso, un po'. Però cercheremo di coinvolgere anche i familiari, anche se per la scarsità di risorse questa cosa va un po' a rilento e non so che dimensioni potrà assumere, però anche questo aspetto è sempre legato, è sempre orientato a far conoscere il mondo delle parole trovate, soprattutto anche a parlare di psichiatria, cioè parlare di psichiatria anche di disagio mentale, in una forma che sia una forma positiva, che non è solo una forma negativa come si legge spesso nei giornali o dai mass media, così. Cercare di sensibilizzare il maggior numero di persone, di cittadini, per cercare di farci conoscere come persone, persone che hanno attraversato, che attraversano un momento difficile, ma che possono anche dare alla società, che possono anche, soprattutto, che meritano rispetto, diciamo, cioè nel senso che nel senso anche della lotta allo stigma, al pregiudizio, proprio perché, ad esempio, io ho aperto che nella società ci siano segni di cambiamento in questo senso, però è anche importante e utile per noi utenti farci carico di spiegare alla gente come viviamo noi, come la nostra storia e il nostro vissuto, quello che sono le nostre esigenze, magari vederci riconosciuti i nostri diritti e riuscire a collaborare alla vita sociale di una comunità. Allora, ciao a tutti, io mi chiamo Emanuele e da un paio d'anni ormai collaboro con l'associazione di Modena
siamo insieme a noi, l'intervento brevissimo che volevo fare era ho valutato negli anni che pur io non avendo un diciamo qualcosa che si può classificare come malattia mentale, però da qualche anno sono stato di essere anarchico, quindi questo solito rientra abbastanza nel campo, perché per forza in questo periodo storico non ci si può convivere assolutamente con questa cosa. E nella mia esperienza, proprio per trovare diciamo comprensione umana, insomma anche proprio riuscire ad avere un rapporto davvero paritario con le persone, questo l'ho trovato in blocco molto rari, fra cui le varie associazioni di utenti, familiari e così via, perché cioè, secondo me in chi ha convive diciamo, con il disagio mentale c'è comunque una molto spesso una profondità e una capacità di ascoltare che adesso culturalmente non esiste da nessun'altra parte. Quindi questo è molto importante. E poi prima mi faceva ragionare il discorso che aveva fatto, credo si chiamasse Paolo, il signore che secondo me c'è, per quanto riguarda la salute mentale c'è un chiamiamolo problema, chiamiamolo situazione, non so, che ha moltissimo a che fare col contesto sociale in cui si vive. E io vedo che a volte non posso si sta facendo questo, cioè di agire anche per partecipare diciamo, proprio alla vita della città, alla vita del contesto, in modo da riuscire a cancellare l'esclusione che il disagio mentale può portare. E quindi sì, mi sembra una buona occasione per consigliare anche a tutti magari di varie associazioni oppure tutti quelli qui presenti di cercare il più possibile anche nel piccolo di agire al di fuori ecco, dei luoghi in cui di solito si è, di conoscere persone, anche soprattutto cittadini che normalmente non si avvicinerebbero alla questione della malattia perché secondo me c'è un bisogno che proprio adesso ha tutta la società di avere il supporto diciamo di chi è disagio mentale, che è una cosa un po' assurda, però negli ultimi anni mi è venuto in mente questo e volevo rendervi partecipi.